Gaio come Gaio Silio Mecenate, il personaggio storico a cui è intitolato il museo, Gaio anche perché è allegro e quindi ha, diciamo, tutte le caratteristiche per essere una buona guida all'interno del museo. Nella grande sala delle ceramiche del museo c'è un vaso etrusco molto panciuto. Sulle sue pareti sono dipinte due figure di giovani nudi. Sono due atleti. È il gatto Gaio a guidare i più piccoli alla scoperta della storia, delle collezioni e delle curiosità del Museo Archeologico di Arezzo. Attraverso una mappa che viene distribuita gratuitamente all'ingresso in italiano e in inglese e consente di fare un percorso semplificato per bambini curiosi in 9 tappe, conoscendo i luoghi e i reperti più significativi e appunto curiosi delle nostre collezioni. Insomma, un museo sempre più a misura di bambino. Sono il nostro futuro e il loro futuro, è bene che si fondi anche su una conoscenza del passato, su ciò che li ha preceduti, su ciò che hanno prodotto le civiltà antiche, e quindi credo che siano esperienze fondamentali per la loro formazione, per la loro crescita, e per noi è una gioia vederli qui appunto interessarsi a questi oggetti apparentemente così lontani, in cui sanno trovare però sempre delle chiavi di lettura originali. E cosa ci ha detto Gaio? Che cosa teneva in mano? Qualcosa. Qualcosa cosa? Una lancia. Una specie di lancia. Come si chiamava? Bravissimo Gianmarco, giavellotto. Ad accompagnare poi i grandi e piccini alla scoperta del Museo Archeologico e dell'Anfiteatro Romano, anche la nuova app in realtà aumentata Archeo Arezzo. Consente di visitare l'area archeologica esterna e soprattutto di vedere la ricostruzione 3D dell'anfiteatro, quindi l'area archeologica con i suoi resti tutto sommato scarsi si trasforma e appare ai nostri occhi l'anfiteatro di Arezzo. Se ne comprendono le dimensioni, le altezze, la struttura, quindi è un effetto interessante.